l'amministrazione regionale, con un atto unilaterale, il 4 di agosto del 2010, ha deciso di trasferire l'Evangelico a Voltri e di fare una cessione di ramo d'azienda dell'ospedale San Carlo di Voltri in favore dell'ospedale Evangelico, che è un ente ecclesiastico. Riteniamo questa operazione sbagliata sia nel metodo che nel merito. Siamo contrari alla cessione di ramo d'azienda, perché può essere ed è senz'altro un inizio pericoloso verso una privatizzazione strisciante che già da tempo si sta perpetrando in Liguria. Riteniamo l'operazione insensata anche da un punto di vista economico. Pensiamo che l'ospedale Evangelico debba rimanere nell'ambito della ASL 3, che ha un rapporto economico migliore perché può interscambiare personale e saperi tra i vari ospedali della ASL 3 e anche del territorio, e pensiamo che sia un'operazione pericolosa perché non dà nessuna garanzia appunto da un punto di vista economico. La politica della regione fino a pochi anni fa, fino a ieri, fino a quando è stata deaziendalizzata Villa Scassi, era quella di chiudere i piccoli ospedali. Non si capisce perché in questo caso c'è un investimento invece su un piccolo ospedale che per forza di cose deve rimanere piccolo. Ecco, per spiegare agli utenti che cosa potrebbe cambiare fisicamente per i cittadini. Per i cittadini potrebbe cambiare che l'ospedale di Voltri fra 2 o 3 anni non sta in piedi economicamente e quindi viene chiuso.